Tutto il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Il bacio più bello che ho dato fu quello con la mia ex migliore amica. Era tardi e dovevo correre via. Il mio istinto e le mie emozioni prendono il sopravvento e allora lo presi e lo baciai. Un tocco leggero che ogni volta mi fa correre un brivido lungo la schiena. È stato il bacio più bello che abbia mai ricevuto perché è stato dato da una persona che voglio bene e significa molto per me nella vita. Direi di cominciare con la signorina Santeramo. Mi è capitato di litigare e allontanarmi dalla persona che amavo, ma il destino riunisce persone, secondo me, che sono destinate a stare insieme. E così mi è successo. Anche se non era giusto, perché ci già danneggiavamo, mi sentivo davvero importante e avevo bisogno di quel contatto che era necessario per entrambi. Però io penso che le emozioni purtroppo siano momentanee e destinate ad una fine. La mia visione pessimistica dell'amore mi ha portato a rovinare anche questa bellissima sensazione. Peccato che lei abbia questa visione pessimistica dell'amore, pur essendo così giovane. Per me sono tutte emozioni che sono temporanee, cioè non durano un mese, poi se ne vanno. Perché magari non è quello giusto. Sono passati 42, quello giusto non arriva mai. Forse lei non ha trovato la persona con cui si trovava veramente bene. Sentiamo Iannoni allora. No, prof. Ma stiamo facendo, è un esercizio che facciamo in classe. Ma non mi piace leggere i miei temi. Io non voglio leggere il mio tema perché, non mi piace il fatto che leggo i miei sentimenti da tutti quanti. O lo legge lei o lo leggo io. No. Oppure le metto due e decida lei. Mi metta due. Metto due? Carmelina non la capisco. Cioè, mi ha dato pure fastidio perché comunque noi ci apriamo e lei invece mai. Allora, mettiamo due a Iannoni. Prof, ve lo racconto io un bacio d'amore se vuole. Puppio, sentiamo il suo bacio. Io ormai sono fidanzato da un anno con Sofia e ogni bacio con lei è sempre il più bello. È l'unica ragazza che mi ha fatto sentire le farfalle nello stomaco con un semplice bacio ed è come se fosse arrivato subito al cuore. Sofia è l'unica ragazza che mi conosce, che sa prendermi, sa ascoltarmi, l'unica con cui rido ed è l'unica persona in cui mi fido. L'unica cosa che vorrei è che i nostri baci non finissero mai. Tu lo vedi, sembra tipo un po' cattivello così, poi quando parla della fidanzata è dolcissimo. Com'è la sua Sofia? È bellissima, prof, cioè è proprio bella. C'è un sorriso bellissimo, il naso perfetto, poi c'ha le narici un po' alla francese. Poi ha gli occhi nocciola, però con le estremità verdi. Ciao, So. E i capelli lunghi che sembra Rapunzel. È stupenda. Come ti capisco, Giuseppe? Del resto, ognuno vive l'amore a proprio modo, perché ogni bacio è diverso, ogni persona è diversa.